Morire suonando è la scritta comparsa stamane in uno striscione ad opera delle storiche associazioni culturali siciliane organizzatrici di prestigiose rassegne musicali. Suonano in segno di protesta davanti la sede dell'assessorato regionale al turismo e spettacolo perché temono di essere escluse dai finanziamenti ordinari dopo essere state declassate e per questo rischiano di scomparire dalla scena artistica. Non vi è una conferma ufficiale da parte dell'assessorato poiché il decreto non è ancora stato deliberato, ma voci ufficiose confermerebbero l'esclusione dei contributi ordinari previsti ogni anno dal governo regionale in misura del 40% alle piccole associazioni musicali. Il giudizio che hanno dato sulla nostra pratica è che nel 2010 noi risultavamo come giudizio ottimo nella fascia provinciale come livello artistico. Quest'anno siamo insufficienti, scarsa qualità della programmazione artistica e poco impiego di artisti siciliani. Noi abbiamo impiegato 98 artisti siciliani e 66 fra nazionali ed esteri. Noi non ci riteniamo una piccola associazione perché da 8 anni siamo nella contribuzione regionale, presentiamo un cartellone di 30 concerti di livello internazionale, tanto per citare un nome, Wim Mertens a Catania, unica data in Sicilia, ma evidentemente questo nome dice poco o nulla. Una decisione improvvisa che giunge a fine novembre, a chiusura della stagione 2011, quando le associazioni sono già indebitate con le banche per anticipare i costi dei concerti. Oltre a danno immediato per le associazioni, la chiusura di decine di stagioni concertistiche produrrà, secondo i musicisti, un danno per tutta la produzione musicale siciliana e la perdita di posti di lavoro.